che gente vi faceva delle foto. Sapete se la vostra scuola è antisismica, vi hanno detto qualcosa, avete fatto esercitazioni nei giorni precedenti? Ci avevano detto che sarebbe suonata una campanella per il terremoto, ma non è successo, cioè non hanno suonato niente. Cioè ci avevano solo spiegato che quando in caso di terremoto ci dobbiamo mettere sotto i banchi. Così è stato? Sì. No, non è suonata la campanella, sono passati dei professori che ci hanno detto dovete uscire. E poi anche la preside è intervenuta e è passata per tutte le classi dicendo di uscire. E poi dopo un po' ci hanno fatto rientrare. Paura? No. Mi scuso per il minuto e mezzo soltanto che le concedo a Laura Baldassarre, assessore alla scuola del Comune di Roma. Poi daremo la linea al giornale radio per le ultime notizie dalle zone colpite dal terremoto. Roma, la grande città che ha sentito le scosse ieri mattina, ha reagito in maniera un po' scomposta, assessore. Le scuole hanno un po' deciso ognuno per conto suo. Ieri abbiamo sentito la sindaca Raggi dire noi non abbiamo dato nessun ordine di evacuazione. Baldassarre. Sì, assolutamente, noi non abbiamo dato alcun ordine di evacuazione, siamo stati da subito in contatto chiaramente con la sala operativa di Vigili del Fuoco, con la prefettura, la protezione civile e appunto non c'erano state segnalazioni, sì. Quindi non c'era la necessità. Quindi i presidi hanno proceduto in ordine sparso, diciamo così. In ordine sparso, quello che abbiamo invece immediatamente attivato è una verifica che verrà compiuta entro il 20 gennaio con un monitoraggio diffuso in tutti i municipi per gli nidi e le scuole di competenza di Roma Capitale, questo sì. È normale che decidano i presidi, assessore? I presidi nella loro autonomia. In queste situazioni noi sappiamo che dobbiamo evitare il panico, ma soprattutto dobbiamo essere pronti. Quindi, come ricordavano anche nel servizio, noi avevamo richiesto a tutte le scuole di fare le prove di evacuazione che devono essere fatte diciamo regolarmente. Subito dopo appunto il sisma di ottobre abbiamo richiesto a tutti di farle. Quindi c'è stato anche un lavoro di prevenzione per quanto si possa prevenire in questi situazioni. Ora non c'è purtroppo il tempo per approfondire l'aspetto delle scuole, che dovrebbero essere gli istituti tra i pochi, così prescrivono tutte le norme anche negli altri paesi sicuri, dove insomma c'è la certezza che una scossa, se non è una scossa catastrofica, non cade addosso a chi sta in quelle aule. Ma è un discorso che abbiamo fatto più volte e che torneremo a fare. Laura Baldassarre, assessore alla scuola del Comune di Roma, grazie. Noi diamo la linea, mi scuso con i colleghi tecnici, con i colleghi della redazione per non poter firmare tutti, al giornale radio per le ultime notizie, specialmente sull'albergo travolto dalla Slavina, e poi Ilaria Sotis in diretta da Norcia.